è quasi tutto pronto, anzi diciamo la verità, è pronto, tante sorprese. Grazie. E siamo a Mac & Mu, sta per iniziare la terza puntata di Mac & Mu. L'ultima, è importante questo, è prima della finale. Stasera vedrete le ultime sfide valide per guadagnare la finale di martedì prossimo. Secondo voi, pensateci anche voi che siete qua, chi si aggiungerà a Sandokan, agli Adams, Sato Fujigio e a tutti gli altri, quelli che già hanno vinto? Gli ultimi finalisti verranno fuori da un gruppo davvero agguerrito. Stasera sarà una gara sensazionale e noi ve li vogliamo presentare con un piccolo filmato. Guardate cosa succederà a Mac & Mu. Due ragazzi che hanno una marcia in più. Corre l'auto, corre, sfreccia tutto gas. Faccia dai, non dorme mai con Bole e Liu. Mazinga, doppio cavere. Mazinga, doppio cavere. Voulez-vous un rendezvous tomorrow? Avanti, stiamo parlando di Bobinda, già mi piace perché è la storia di un veterinario, io amo gli animali, il mio piccolo cane è meraviglioso, vabbè tutti gli animali, è la storia di un veterinario che deve difendere i suoi animali da questi cacciatori spietati che imperversano nella prateria australiana. Lui si chiama Bobinda e diventa alla fine degli anni 70 un esempio da seguire per il coraggio e la lealtà. Però quello che dovete sapere è questo. La canzone era cantata da Riccardo Zara e dai bambini delle Mele Verdi. Oggi Riccardo Zara è con noi, ma sarà accompagnato dai piccoli cantori di Milano e dai Cavalieri del Re. E siamo pronti per ascoltare Bobinda. Nel deserto australiano due cacciatori spiano. Due pecore e un canguro che giocano fra loro. Spara un fucile e ferisce il piccolo canguro, che resta steso al suolo chiamando chi lo salverà. Bobinda, aiutami. Bobinda, cercano, e proprio sulla via là, in una fattoria, alto picchiando Bobinda, veloce come un fulmine,
e un mago vedrà che ce la fa. Bobinda, aiutami. Bobinda, mastigati. Bobinda, se ti vede il cacciatore scapperà. Bobinda, vai subito. Bobinda, inseguilo. Così che a non sparare agli animali imparerà. Bobinda, aiutalo. Bobinda, mastigati. Bobinda, se ti vede il cacciatore. Categoria dei telefilm, ma ce n'è ancora una in gara, no, ma questo subito dopo la pubblicità. Grande sorpresa, Macamu, non mancate, rimanete con noi.